Tutti da Salvatore, ci troviamo qui alla Casa del Cinema. A breve verrà presentato il film del regista Luca Ferri, esatto, con il Divino Otelma. Con il Divino Otelma, e ci troviamo qui con un altro maestro. Ecco, presentiamolo. Beh, Adriano, credo che non abbia bisogno di presentazione. Una presentazione, insomma. Allora, quindi... questo film. Dici qualcosa, qualche anticipazione. Deve dirlo lui, che più bravo, e lui è, ecco, è lui che è l'esperto. A parte che conosco tutti i film di Luca, che sono sempre dei film paradossali. Questo è paradossale per il personaggio, che io quando questi film non conoscevo, ho capito dopo che era, che invece è molto noto questo. Il divino Otelma è un film autoironico, secondo me, perché non si capisce mai se chi lo filma crede in quello che il divino dice o no, e lo spettatore è messo nella stessa condizione di di doversi fare la propria idea. In genere i film non sono così, impongono una idea preliminare, spesso seguendo una trama di un film, ed escono come spettatori passivi, mentre invece questo tipo di film mette lo spettatore sempre in una posizione attiva e non passiva. Grazie maestro, e ricordiamo il titolo, Vita Terrena di Amleto Marco Benelli, che è il nome del divino, esatto, Otelma. Esatto. Allora io intanto vi ringrazio e ho una sorpresa per il maestro, la manina del salutatore. Io sono il salutatore, e anche a regista Ferri, per salutare tutti quanti i vostri fan. Eccomi qua, salutiamo tutti quanti. E a questo punto facciamo una sorpresa direttamente all'altro maestro, il divino Otelma. Entriamo, ecco qui, entriamo direttamente e facciamo questa sorpresa. Ecco qui l'incontro tra due maestri, ecco qui. Ecco qui. Sono Adriano Atrani, l'organizzatore. Sì, mi ha parlato molto di lei, Letizia Bravo, mi ha fatto. Ecco qua, perciò abbiamo visto l'incontro. Facciamo un saluto per concludere questo video qui alla Casa del Cinema. Un saluto a tutti quanti. Ciao, buona serata e buon film. Ciao.